Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su questi schermi. Un po' di tempo che non ci sentivamo e non ci vedevamo anche, però adesso vediamo di mantenere una promessa, di farci vedere almeno una volta ogni mese con nuove puntate, nuovi racconti, nuovi consigli con Bibbio Boom, ci metto la faccia. Dopo questa brevissima introduzione, salutiamo l'altro. Il mio compagno, l'altro conduttore. Ciao Francesco, come stai? Ciao, ciao Elias, bene, bene, ben contento di essere qua a BiblioBoom, ci metto la faccia. Finalmente, oh, ma ci è voluto cosa per poter ripartire? E lo facciamo veramente alla grande, tornando un po' a quelli che sono stati il BiblioBoom che raccontava, che raccontava, che raccontava. Abbiamo raccontato un sacco di cose, hai ragione. Anche con ospiti sparsi in giro per il mondo abbiamo raccontato eventi, abbiamo raccontato libri, poi con amici, colleghi abbiamo raccontato tutte le varie iniziative che sono state organizzate in questi mesi, in questi anni, perché la prima puntata oramai risale a più di 2 anni fa. Due anni fa, sì, siamo partiti con una trasmissione radio, ma poi siamo, come dire, felici di essere qua in questo podcast video dove ci raccontiamo ancora, ma raccontiamo ancora tutte le attività che vengono svolte nella nostra città, nel nostro consorzio di biblioteche, insomma, un po' in giro. Siamo felici, Elio, se lo devo dire, siamo contenti perché BiblioBoom compie quasi 3 anni, 2 anni e qualche mese. Siamo entrati nel terzo anno ed è bello perché parliamo di libri, di cultura, di attività culturali. Sì, stiamo ricostruendo un po' il palinsesto di BiblioBoom, ci metto la faccia. Dalle prossime puntate ricominceremo ad avere ospiti nuovi. Ospiti che abbiamo già ascoltato, che ci hanno già consigliato libri, film, fumetti, giochi. Insomma, ricominciamo alla grande. Devo dire che questo momento di BiblioBoom nella costruzione, che è quello della costruzione del palinsesto, è una cosa meravigliosa perché siamo non alla ricerca, ma siamo in giro anche metaforicamente in giro, alla ricerca di personaggi, alla ricerca di libri da presentare. Siamo, come dire, in giro rispetto alle questioni di qualità che vogliamo raccontare attraverso BiblioBoom. Non dobbiamo dimenticarci che a BiblioBoom c'è un ospite fissa, ci sarà anche oggi, Elios. Eh sì, l'abbiamo vista crescere questa ospite. Una... Vediamola, guardala qua. Buongiorno. Ciao, Ci ciao, siamo ciao, ciao, nati. Erika. Ciao, ciao a tutti. Io vi sento malissimo, spero No, che sia la noi ti mia linea. sentiamo benissimo, ti sentiamo benissimo. Sì. Ok, io sono felicissima di essere tornata. Perché era ora, era tantissimo che non vi vedevo, sono proprio felicissima. Ciao a tutti, come sempre io devo iniziare con una cosa bellissima. Seguite la nostra pagina Facebook delle biblioteche, mi raccomando, cliccate, mettete mi piace, seguite tutti i nostri post che escono praticamente tutti i giorni. Un sacco di informazioni, di inviti a un sacco di eventi, quindi mi raccomando, seguiteci, seguiteci, seguiteci. Ok, Affare fatto, a me mi ha ci convinto, sto, ciao. ti se vi seguiamo, vi seguiamo. Beh, lo facciamo già. Bravi. Allora, E, no, come però stai? Tutto Erika, a scusaci, posto? scusaci, non è che tu vai e ti bruci i tuoi 5 minuti così al volo Ah, facendo... no, No, dimmi. no, ma scusa. Allora, noi lo dobbiamo ricordare, Erika fa parte un po' della redazione di BiblioBoom, Erika fa parte del team delle biblioteche, Erika fa parte del team della comunicazione del comune di Sesto San Giovanni.
E cioè, noi stiamo parlando con una media manager, cioè scusa, esagerato. Però per noi tu sei la nostra media manager, sicuramente quella di BiblioBoom, che di solito racconta in maniera meravigliosa tutte quelle che sono le attività che proponiamo come settore cultura, oppure quelle attività che vengono proposte anche da altri enti che sono interessanti per i nostri ascoltatori, ascoltatori. Cosa intendevi con quel 4? Ne ho ben 4 oggi. Vai, iniziamo. Mi sono preparata, sono bravissima. Allora, primo, c'è una bellissima presentazione di un libro che si intitola Un'idea disarmante, che è di Marta Villa. Proposto dalla biblioteca e si fa il 26 di aprile alle 18:30 alla Casa delle Associazioni. Mi raccomando, perché è un libro bellissimo che parla di pace, che in questo momento è fondamentale. E bisogna iscriversi, perché come sempre lo sapete, in questo periodaccio bisogna comunque iscriversi agli eventi. L'iscrizione è all'email della biblioteca, quindi biblioteca.sestocentrale@csbno.net. Prenotatevi, mi raccomando. Quindi il 26 aprile, Un'idea disarmante di Marta Villa. E questo è il primo. Poi ne abbiamo un altro che riguarda la biblioteca, che è della rassegna Le voci che nascono di notte, che è una rassegna delle tre poetesse che abbiamo fatto con la biblioteca, ed è l'ultima puntata, diciamo, l'ultimo incontro su una di queste tre poetesse, ed è Sylvia Plath, una ragazza americana in Inghilterra. Anche in questo evento bisogna prenotarsi sempre all'email della biblioteca. Ed è giovedì 14 aprile alle 18, sempre la biblioteca, scusate, sempre alla Casa delle Associazioni in Piazza Oldrini. Quindi per la biblioteca sono questi due. Ok, no, però Erika, no, mi hai lanciato veramente un assist pazzesco. Spero tu mi senta, perché io ero lì con te quel giorno a smarmellare poesie in giro per biblioteche e per centri commerciali. Cosa abbiamo combinato? Era la giornata mondiale della poesia. Il 22 aprile. Perché era un venerdì, ma poi la festa era il... Sì. Vai. Allora, praticamente, per la festa della poesia abbiamo organizzato due eventi, che poi è anche uno solo, nelle biblioteche, fuori dalla biblioteca dei ragazzi e al centro commerciale Sarca. Abbiamo stampato più di 3.000 poesie che abbiamo attaccato su questi nastri blu bellissimi, e li abbiamo donati a tutta la cittadinanza. Quindi chi passava poteva tranquillamente prenderne uno e portarsela a casa. C'erano veramente 3.000 poesie, sono andate a ruba veramente nel giro di poco. È stata una giornata bellissima. Naturalmente una collaborazione tra biblioteca e ufficio comunicazione, portale del comune, ufficio cultura. Abbiamo visto molti protagonisti. Era il 21 marzo la giornata, ma noi il weekend ci portava dal 19 al 20, dove in un batter d'occhio sono sparite le 3.000 poesie. Io poi sono andato durante i giorni dopo a rimpinzare un po' di qua e di là, ma è stata veramente un'esperienza meravigliosa della letteratura che trovo in giro e me la porto a casa. In questo caso anche tutte le poesie che erano state attaccate ai vetri della biblioteca, che bellissimo, anche in quel caso andavano via a ruba.
No, il lancio è perché veramente chiudiamo questa rassegna meravigliosa, le voci che nascono di notte, che sono un po' sulla poesia, sulle poetesse, allora hai fatto bene a ricordarlo. Raccontarlo. Vai con l'ultimo. No, le ultime due eventi. Vabbè, uno che riguarda il consorzio, quindi il nostro CSBNO. Praticamente c'è il CSBNO ha Percorrendo l'Arte, che è praticamente un'organizzazione che organizza gite culturali di un giorno, di più giorni, e vi consiglio di guardare il sito, che è cosedafare.net. Trovate veramente tantissime gite bellissime, dal Monumentale a Napoli, da Parigi, sono veramente bellissime. E da quest'anno c'è anche una novità, ci sono delle gite per i bambini. Ce n'è una che verrà fatta il 29 di maggio, che praticamente è alla scoperta di Milano, ed è adatta per i bambini, quindi chi vuole può tranquillamente prenotarsi o tramite il sito oppure nelle biblioteche. È una gita bellissima per i bambini da fare, quindi da quest'anno c'è anche questa novità, quindi partecipate, perché poi la cultura è proprio bella. Se fai il bravo, Francesco, ti porto. Anch'io, Elio, stavo dicendo la stessa cosa. Se si comporta bene in questa settimana, iscrivo Elio, Erika. Mano nella mano, perché lui non posso distrarmi dall'attenzione. Poi mi perdo. No, vi prenoto due posti, va bene. Bellissimo. No, ma questa cosa qua per i bambini era un po' una richiesta che avevamo fatto. Cioè, la cultura, dal punto di vista dei giovani, perché Percorrendo l'Arte ha sempre organizzato delle gite, delle cose meravigliose nei luoghi d'arte, soprattutto nelle città che esprimono l'arte a certi livelli. Ma ai bambini è una novità pazzesca e assolutamente bellissima. Partire da Milano, fantastico. Sì. E poi voglio concludere con una festa bellissima, che è la festa di primavera, che verrà fatta, scusate che non mi ricordo più, a giovedì, in piazza Oldrini. Ci saranno un po' di eventi, nel senso che troverete due trampolieri, che già io avrei paura a vederli là in alto così, l'equilibrio. Due trampolieri che faranno delle magie, delle cose, dei balli, saranno dei fiori bellissimi che danzano. Ok. Ci sarà un piccolo laboratorio proposto dalla scuola d'arte, dove si costruirà il coniglietto pasquale. Raccomando, è aperto, è gratis, gratuito. Però i posti sono comunque limitati, non c'è bisogno di iscriversi, quindi mi raccomando, arrivate prima così prendete il posto per fare questo bellissimo coniglietto pasquale. Il tutto inizia alle 15, ma la cosa che mi interessa di più raccontare è che oltre alla musica, ai balli, tutto quanto, ci sarà Francesco in compagnia di Barbara, quindi della biblioteca dei ragazzi, che faranno delle bellissime letture proprio fuori dalla biblioteca. Mi raccomando, è gratuito, è aperto, venite e ascoltate le bellissime storie. Poi Francesco è meraviglioso a leggere e a raccontare queste storie, quindi venite. Giovedì 14 alle ore 15:30 vi aspettiamo in piazza Oldrini, perché come diceva Erika, si apparecchia di una pomeriggio, di una giornata pomeridiana, di un pomeriggio festoso e meraviglioso. Perciò colori, fiori, musica, libri, tutto. Mi mancava Erika con le sue notizie. Mi mancava, infatti starei ad ascoltarla per ore e ore. Bellissimo. Poi, guardandola, cioè, secondo me ha appoggiato il telefono sulla finestra, quindi è lì che parla alla finestra, ci sarà la gente che passa, che dirà siamo in un ufficio, però se ti sposti un po' vedo un meraviglioso quadro blu alle tue spalle, fammi vedere, sposta, no, dall'altra parte, oh,
quello lì sì, lo riconosco, è un quadro, una copia assolutamente dei quadri rossi di Fontana, i tagli, e invece lì è stato fatto di blu in un mio laboratorio. Bellissimo, bellissimo. Erika, grazie! Grazie. Io vi aspetto, mi raccomando, venite, venite a trovarci in Biblioteca dei Ragazzi e alla Marx. La centrale è ancora chiusa, ma manca poco. Ci siamo quasi. Sì. Ciao Erika! Ciao, buona giornata a tutti! Ciao! Quindi giovedì bambini, ragazzi, le scuole sono chiuse, la giornata è splendida, oramai siamo in primavera piena, non potete fare a meno di venirci a trovare fuori dalla Biblioteca dei Ragazzi, dove ci saranno tutte le attività che ci ha elencato Erika. Tutte le notizie, l'ha già detto Erika, ma lo ridiciamo anche noi, sulle pagine Facebook della nostra biblioteca trovate esattamente tutto quello che ha detto Erika. Ok. Elliot, nel senso che abbiamo già sforato, te lo voglio dire, ci eravamo detti che la prima la volevamo tenere sotto i 15, invece siamo sopra i 16. Vabbè, dai, stiamo sotto i 20, proviamo. Dai. Una cosa, al volo, proprio un minuto, Francesco, io ho saputo che Biblio Boom ha varcato i confini di Sesto e non solo. Cosa ci facevi a Bologna? Allora, Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi alla Fiera di Bologna, siamo stati invitati a raccontare l'esperienza di Biblioboom dalla Commissione Associazione Italiana Biblioteche per Ragazzi, per raccontare l'esperienza di un podcast. E abbiamo raccontato un po' quello che è Biblioboom, quello che è stato, ma soprattutto quello che sarà. Il che sarà inizia oggi e devo dire che è stato un progetto che è piaciuto tanto, molte sono state le persone, i bibliotecari interessati infatti ci hanno chiesto se ci possiamo incontrare perché abbiamo da chiedervi un sacco di cose. Io ho dato la nostra disponibilità e Biblioboom è anche questo, disponibilità nel raccontare le esperienze, in questo caso proprio della nostra trasmissione, partiti da una stazione radio locale e varcati sul web con un vodcast, un videocast, un podcast video, chiamatelo come volete, ma e devo dire che Elios ti porto i complimenti di un sacco di persone rispetto a questa cosa che stiamo facendo. Dai, bene, sono contento che sia piaciuta l'idea, chissà che magari si riesca a fare qualcosa. Ma infatti da Bologna ci siamo portati a casa anche un sacco di ospiti che verranno poi in Biblioboom a raccontare delle esperienze meravigliose di cultura, di attività culturali, di libri, di biblioteche. Più che volentieri, li aspettiamo numerosi. Invece Elios, ti volevo fare io una domanda. Serata gaming, nel senso che cosa Seratona. Seratona, dove c'è stata una connessione con altre biblioteche e c'è stato questo gioco fantastico, raccontaci un po'. Sì, un po' come succede verso la fine di tutte le puntate di Biblioboom, anche oggi proponiamo un qualche cosa di curioso. Non è un libro, ma è un gioco. Un gioco che è stato protagonista qualche settimana fa di un evento, nel vero senso della parola, che ha visto tutte, la maggior parte delle biblioteche del consorzio collegate assieme per giocare a un unico gioco. Il gioco di cui sto parlando, vediamo se riesco a farlo vedere, è questo, Colpo di Stato, a cura di We Are Newsly. Questo gioco è un Deckscape Room, ovvero c'è un argomento che in questo caso era il colpo di Stato del 1970, in Italia, e attraverso mancato, per fortuna mancato, colpo mancato, di stato mancato. Non ce ne eravamo accorti, ma c'era stato un colpo di stato, per fortuna mancato, e attraverso enigmi, indovinelli, quesiti da risolvere, si avanza con il gioco fino ad arrivare alla
alla conclusione in cui si svelano tutta una serie di enigmi. Ah, niente paura, non è che se uno, magari i più giovani che non erano neanche nati nel 1970, se non sanno i fatti storici non vanno avanti col gioco, perché gli indovinelli sono più che altro di logica, magari collegati agli eventi di quel periodo, di quell'epoca, però comunque li possono risolvere tutti. Noi ci abbiamo provato anche noi, abbiamo provato a giocarci prima di quella serata, ed è sicuramente divertente, perché comunque è un gioco in scatola che tiene uniti un po' di persone attorno a un tavolo. E poi comunque sia, Francesco, si scoprono sicuramente anche tante cose che non si conoscono di quel periodo dell'Italia. È proprio vero, io l'ho giocato questo gioco, sì. Ed è stato veramente divertente, ma devo dire impegnativo, perciò ragazzi prendetevi almeno 2 ore per poter, come dire, iniziare la partita, poi si può continuare anche, però devo dire che è stata una bella esperienza, fatto veramente bene. Sì, perché comunque c'era dietro veramente una grande organizzazione, perché erano tutte le biblioteche che avevano 1, 2, 3 mazzi di carte da utilizzare, poi tutte connesse tra di loro per vedere come andava in una biblioteca, se c'erano bisogno di suggerimenti da una biblioteca all'altra. È stato veramente una bella serata e speriamo di replicarla, magari con altri giochi, con altri escape room che ci sono presenti in biblioteca. Adesso comunque ci pensiamo e vediamo un po' che cosa riusciamo a organizzare. Questo per dire che comunque sia, se andate nel catalogo del Web Opac, del CSBMO, trovate veramente centinaia di giochi consigliati. Qualcuno che fa il caso vostro lo trovate. Per i più piccini, ma non solo, anche per adulti, come questo gioco di cui abbiamo parlato adesso. Tutti testati, tutti giocati da esperti game, com'è che si dice in giochi? Game, sì. Ma soprattutto curati dal gruppo gaming del nostro consorzio di biblioteche. Siamo in chiusura, Elios. Volevo dire che torneranno i libri già dal prossimo Biblioboom, ma torneranno anche le nostre piccole connessioni con l'Europa e con la nostra Antonella da Londra. Perciò continueremo con curiosità che arrivano dalla capitale britannica. Perciò, ragazzi, mi raccomando, connessi sempre con Biblioboom, perché ce ne saranno delle belle, oltre alle nostre facce. Esattamente, noi ci mettiamo la faccia, voi ascoltateci, facciamo così, dai. Mi sembra un buon affare. Ciao! Ciao, ciao, ciao!